Egregio Presidente, vorrei esprimere la mia gratitudine e il mio gran piacere che in quest'anno il bicentenario lei è potuto venire a riaccendere lo spirito della nostra eredità. Mr. President, I wish to express my gratitude and delight that in this, the year of our bicentenary, you could come and rekindle the spirit of our heritage. I hope your visit will inspire each and every one of us to be a worthy ambassador of Italian culture and custom. Signor Presidente della Repubblica Italiana Cossiga, onorevole sottosegretario Agnelli, onorevole Premier Bannon, signor Ministro Summoner, onorevole leader dell'opposizione Olsen, signor Ambasciatore d'Italia Darin, signor Ambasciatore d'Australia in Italia Campbell, distinti ospiti italiani ed australiani, cari amici italo-australiani del Sud Australia, è un altissimo onore per me, Console d'Italia, dare il benvenuto al primo capo dello Stato italiano in visita in questo paese nella storia del Sud Australia. Signor Presidente, il 13 ottobre 1988, da questo momento in poi, entra a far parte della storia della nostra comunità del Sud Australia, come il giorno in cui per la prima volta il nostro Presidente è venuto a farci visita. La nostra comunità, di cui noi qui presenti siamo solo una rappresentanza, le dà il benvenuto ad Adelaide, capitale del Sud Australia, nel cui territorio risiedono circa 100.000 italiani, tra nati in Italia e loro figli. Le dà il benvenuto al termine di quel lungo viaggio che tutti noi abbiamo intrapreso, a cominciare da quei pescatori molfettesi che nel lontano 1870, primi italiani in questo stato, sono molti molfettesi. Primi italiani in questo stato vennero a portare le loro antiche tradizioni pescherecce e le loro profonde conoscenze marinare nelle acque del Golfo di San Vincenzo, sulle cui sponde stabilirono poi fiorenti colonie a Porto Adelaide e a Porto Piri. La ringrazio, signor Presidente, per essere venuta a trovarci e per aver creato questa magnifica atmosfera di italianità, grazie anche alle manifestazioni culturali ed artistiche di alto livello prodotte dal programma Italy on Stage, che fa da splendida cornice alla sua visita. La ringrazio a nome di tutta la nostra comunità, che oggi, signor Presidente, grazie alla sua presenza, si sente tanto più vicino alla nostra Italia. Signor Presidente, l'onorevole senatrice Agnelli, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, ambasciatore Darin, altre illustri personalità del corpo diplomatico, l'ambasciatore australiano in Italia, altri distinti ospiti dall'Italia, Presidente del nostro Consiglio in Sud Australia, John Bannon, capo dell'opposizione John Olsen, il presidente del Veneto Club, altri rappresentanti dei vari club italiani qui in Sud Australia, signore e signori amici italiani. Di nuovo, signor Presidente, mi spetta il grande piacere di poterle dare il benvenuto nello Stato del Sud Australia. Sono passati circa 21 anni dall'ultima visita di un Presidente della Repubblica Italiana in Australia. A questo punto è arrivato il momento che tutti aspettiamo, di ascoltare il Presidente Cossiga. Nel pregarlo di avvicinarsi al microfono, vi invito a salutarlo e a dargli il benvenuto. Cari amici italiani e australiani di origine italiana del Sud Australia, io sento piena la responsabilità di essere il primo capo di Stato italiano che visita questo Stato del Commonwealth d'Australia in cui voi siete tanto numerosi, e sento pienamente la responsabilità di essere in questo momento di fronte a voi
il rappresentante e il simbolo visivo della patria che io vedo voi non avete dimenticato. La visita qui in Australia, nell'Australia del Sud, di un capo di Stato italiano, per prima cosa vuole essere un atto di ringraziamento a tutti voi che spesso avete lasciato in condizioni drammatiche la vostra patria di origine, ma che non per questo l'avete dimenticata o vi siete sentiti meno italiani. Un atto di ringraziamento per questo sentimento di italianità che voi avete mantenuto e che per noi italiani d'Italia costituisce uno sprone ed un aiuto per continuare a far progredire il nostro paese. Grazie quindi a voi. Grazie quindi a voi per questo contributo morale che pur da lontano date alla crescita della patria comune.